Ciao a tutti da Mario Carbone. In molti mi chiedono che tonalità è l'organetto. Ora vi darò uno strumento per capirlo da soli e sarà molto semplice, sia l'otto bassi che il due bassi. Allora vedete, basta premere questo tasto in chiusura, questo basso in chiusura e anche questo dopo per capire la tonalità. Quindi se abbiamo una tastiera, faremo due esempi, se abbiamo una tastiera vediamo a quale suono corrisponde, a quale nota. E vediamo che tonalità è la stessa cosa per questo. Però in molti diranno: vabbè, me non ho la tastiera. Ecco qua, quindi la soluzione è questa. Su uno smartphone basta scaricare da Google Play Pianometer, si chiama, e questa è l'applicazione, vedete? Pianometer, questo qui. Vabbè, il metronomo che ho installato anche io, questo è il metronomo Beat, insomma, per chi insomma, lo vuole utilizzare. Cliccate qui. Aprite praticamente come se vorreste, diciamo, accordare il pianoforte. Ecco qua, io sto parlando, ma come notate prende anche la mia voce, insomma. Ora che facciamo? In chiusura premiamo questo tasto. Un attimo di silenzio. Mi dà Sol, quindi la prima tonalità è Sol. Vediamo quest'altro basso in chiusura, questo. Da Do, avete visto? Ora ovviamente è cambiato perché parlo io, vedete? Silenzio ora così. Do, quindi questo organetto è Sol Do. Chiaro, il mio organetto è Sol Do, è quindi esatto, quindi semplice, riproviamo. Diciamo, è andato un po' in tilt, può capitare, quindi tutto in diretta, quindi vedete un po' di silenzio. Ora io spero, insomma, sto in silenzio così lo facciamo, diciamo, resettare. Sol e poi l'altro. Quindi conviene avvicinarlo così. Però se l'avvicino io non vedete voi, diciamo, la nota. Ecco qua, faccio così, vedete? Sol, poi in chiusura sempre. È un Do questo di sotto, se aspettiamo un po', sto parlando io. E ci siamo, l'organetto è in Sol Do. Faremo la stessa prova con due bassi, metto in pausa. Ecco qua, bentornati, qua sono con due bassi, quindi qua andrò a prendere il basso di sotto, sempre se solo in chiusura. Ovviamente bisogna stare prima un po' in silenzio e poi suonare il basso in chiusura, che è questo, chiaro, in chiusura. Quindi questo l'organetto è in re, chiaro? Ovviamente parliamo della tonica, vediamo solo in chiusura, quindi basta dire questo organetto, il re si trova, vedete? Questo vale per tutti gli strumenti, quindi anche diciamo per le altre tonalità. A che cosa serve? Ovviamente se conoscete, sapete suonare la chitarra, la fisarmonica o un altro strumento, questo problema non ce l'avete, in quanto basta comparare con gli accordi dei vari strumenti. Però chi non possiede una tastiera, chi insomma ha solo uno smartphone, può utilizzare questa applicazione e in modo semplice e autonomo capire che tonalità è. Bene, spero che questo video vi sia stato utile perché molti mi avete fatto queste domande, alcuni mi hanno inviato diciamo dei file audio e quant'altro invece. Insomma, così potete fare da soli. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima.